Ok, salve. Dove mi metto? Mi metto qui perché dove vuoi. Posso premere stop. Io sono Alec, sono un blenderista italiano, uso Blender per passione dal 2008, per lavoro dal 2013. E niente, quest'anno ho voluto provare a mandare un'animazione ai Suzanne Awards. E purtroppo poi non ha passato le prime votazioni sul sito, anche perché è stata fatta molto molto velocemente, insomma l'ho fatta per un mio amico che fa musica elettronica e diciamo io avevo bisogno della musica, di qualcosa su cui provare a fare un'animazione. Lui aveva bisogno di un'animazione per la sua musica, per postarla sui social e non postare solo musica ma metterci qualcosa anche di visivo che tiene più, diciamo, trattiene un pochino per qualche secondo in più l'attenzione di chi sta scorrendo la pagina. L'animazione è stata fatta molto velocemente e quindi ero anche indeciso se mandarla o meno, però ho detto mi metto in gioco. Alla fine il peggio che mi può capitare appunto è che non passi. No. La faccio vedere brevemente e poi spiego due cose veloci. Purtroppo non si sente bene l'audio. Vabbè. Si tratta di musica elettronica, ora ma non c'è verso. Vabbè, comunque intanto io il focus di quello che voglio dire sta nell'animazione, quindi a lui serviva qualcosa di impatto visivo molto forte, qualcosa che flashasse, che facesse, insomma, che si animasse in maniera molto veloce e concitata sulla musica che lui aveva fatto. È un pezzettino di 30-40 secondi per appunto che ha messo poi online per sponsorizzare il suo duo che fa musica elettronica. E niente, ho ancora fatto minuti. Posso stoppare? Sì, sì. Ok. Quanto un altro paio di minuti ce li ho. Sì, puoi parlare. Ok. No, brevissimamente, giusto per eventuale curiosità. Si è trattato di una cosa molto semplice, appunto perché avendo poco tempo ho puntato sul usare qualche effetto velocemente. Come vedete c'è una sorta di soffitto che diciamo balla, sembra che si frammenti e si rimetta a posto a tempo dei beat della musica che purtroppo non si sentivano. Si dovrebbe comunque essere sentita. Ok. Sì, quelli semplicemente sono proprio dei plane che ho animato. Il pavimento, quell'effetto strano del pavimento che sembra semplicemente è una grata, praticamente è una grata di materiale emission, quindi luminosa, dentro un piano con spessore fatto di vetro, in cui cambiavo l'opacità ma soprattutto cambiavo l'indice di rifrazione. E cambiando l'indice di rifrazione questa grata si vedeva modificare. Poi vabbè, c'è la sfera che ora non mi ricordo neanche i nodi precisi che ho usato, comunque è stato un materiale un po' improvvisato. E niente, la parte musicale, siccome me l'hanno chiesto in molti, l'ho fatta effettivamente a mano, cioè la sincronizzazione del tutto l'ho fatta a mano, sfruttando il fatto che nel video sequence editor c'è la possibilità, quando si carica una traccia audio, di vedere la curva, esatto, di vedere la waveform, e quindi ho in corrispondenza dei beat, diciamo, ho animato le cose e poi dopo ricontrollando e mettendo tutto un pochino più preciso è venuta fuori l'animazione. Questo è quanto. Grazie, ti ringrazio. Grazie Alec. Adesso invito Silvano a venire qua. Silvano Imboden ci parlerà del Cineca, va bene? Cineca Visit Lab e il suo intervento. Hai portato per caso PDF, lastrine o una chiacchierata? Dimmi tu. Sì. Ok. Nel frattempo vi presentate, io ti recupero internet. Si sente? Sente? Sì. Allora, ciao, io sono Silvano Imboden del laboratorio Visit Lab del Cineca. E
Questo laboratorio nasce con la computer grafica, e quando sono arrivate le prime Silicon Graphics abbiamo iniziato a fare i primi esperimenti. Io sono arrivato nel laboratorio nel 99, abbiamo comprato un Silicon Virtual Theater. In quel momento lì ho visto per la prima volta Blender, era una 2.3 qualcosa, e l'ho scaricato binario per Silicon Graphics e funzionava. Ma poi non sono riuscito a usarlo, era un po' legnoso per me, la documentazione era difficile da usare, da trovare, non sono andato avanti, però ma c'era qualcosa, era legnoso. Nel credo 2010-2011 abbiamo avuto l'opportunità di fare la possibilità di fare un cortometraggio in animazione. Allora abbiamo ripescato Blender e io avevo appena visto una conferenza Enrico Valenza che raccontava la sua esperienza come art director dentro Big Bugs Bunny. Così sono andato, quando è partita questa cosa del cartone animato, sono andato a cercarlo, l'ho trovato a un'altra conferenza, gli ho proposto di venire a collaborare con noi e lui è entrato, ha collaborato con noi quasi un anno mentre facevamo il primo filmato, quello di APA, e praticamente lui ci ha fatto partire. È stato ottimo sia come direttore artistico sia come istruttore, e in quel momento lì Daniele era entrato a lavorare con noi e Enrico Valenza ha passato molto del know-how. Adesso Daniele è diventato super skilled e nel frattempo abbiamo fatto molte cose da APA in avanti. Adesso non so se lui è pronto per farci vedere qualcosa. Cosa? Tipo? I progetti sono? Hai dei video? Ok, questi sono alcuni dei, direi in ordine cronologico inverso. Allora vai un pelino più in giù. Ok, quello lì, il video di cui parlavo è l'ultimo in basso. APA l'Etrusco, sono quasi 20 minuti di personaggino che racconta la storia della città di Bologna. Questo video è visibile al museo della città ed è lì ancora adesso, ha una sua sala dedicata, viene proiettato continuamente e il personaggio ha la voce di Lucio Dalla, che l'abbiamo preso proprio, ha voluto collaborare in questo lavoro poco prima che sparisse. E dopo APA abbiamo fatto l'altro personaggio, Ati, che è nata prima come un'estensione di APA, abbiamo voluto fare un inserto nel filmato precedente, abbiamo incorporato una nuova parte che parla degli Etruschi del Lazio, abbiamo costruito lei, che anche lei è un personaggio magico perché viene dal passato ma ci parla adesso. Vabbè, di ognuna di queste cose potrei parlare un'ora perché c'è un pacco di cose dietro. Poi l'abbiamo riusata per fare un altro paio di lavori più piccoli. Riesci a farli andare? Sì, se vuoi faccio andare tipo il trailer di Experienza. Dai, questo è corto, va bene. Sì, sì, una cosa corta così, diciamo, possono anche intervenire altri amici. Vabbè, anche una ricerca storica molto. Certo. Tanta gente coinvolta in queste cose. Aspetta Luca, il microfono. Dicevo, essendo comunque dei prodotti... Ma se non abbiamo l'audio non funziona mica tanto. Okay, però. Beh, questo qui è un personaggio in computer grafica inserito dentro nelle riprese reali con tutte le problematiche della sincronizzazione della camera. In quel momento lì era stato fatto il motion tracking in Blender. E ci sono anche dei tutorial che Daniele ha fatto su queste cose. Bene, Silvano, invita gentilmente i presenti alla visualizzazione del vostro sito, delle vostre esperienze. Sì, cercate Visit Lab in rete, le cose sono un po' in giro casaccio. Ok, purtroppo diverso materiale. C'è la necessità di fare vedere qualcosa anche agli altri. Va bene. Okay. Grazie Silvano, sei stato gentilissimo. Io personalmente andrò a vedermi un po' tutto, non conoscevo questa parte del... Grazie ragazzi, gentilissimi. Questa la possiamo chiudere, faccio subito, un attimo di pazienza.
Ok, bene, ci risiamo. Dopo l'intervento di Silvano, Valerio Fissolo ci parlerà di automotive rendering. Ciao. Sì, collega l'hard disk, aspetta che ti do una mano, così vediamo. Ok, un attimo solo. Ok, eccolo qua, Baymax. Sarà questa? No, facciamo questo. Ok, dai che te la lancio, tu nel frattempo presentati così. Non ci sto, ok. Ciao a tutti, sono... ok, passo di qua, arrivo. Sono Valerio Fissolo. Conoscete già qualcuno? Sì, sono solo 7 anni che vengo qui alla Blender Conference. Blender lo utilizzo da, penso, 15 anni. Ho iniziato con la 2.30, ieri mi chiedevano, comunque era la 2.35, 2.36, ma non lo sapevo usare. Ho iniziato a imparare a usare abbastanza bene Blender attorno alla 2.40. Questa era una presentazione un po' più lunga. Ho fatto già qualche cosina in questi anni durante le mie varie esperienze alla Blender Conference. Uno degli argomenti che avremmo voluto portare quest'anno, poi per una serie di motivi è sempre un po' difficile, come diceva Max, quando lavori con certe società del genere, riuscire a presentare tutto quanto. Questa è una piccola parte di un lavoro che abbiamo fatto quest'anno insieme a un gruppo automobilistico italiano molto famoso. È un progetto di ricerca e sviluppo. Loro hanno già, come tutti i grandi gruppi, un visualizzatore online per i nuovi prodotti. Dammi il tempo, perché io ho già capito che vado lungo. Quindi il nostro lavoro inizialmente, a parte poi vedremo verso la fine il lavoro del 3D vero e proprio, è stato quello di fare una ricerca sull'attuale. Innanzitutto siamo partiti dalle brochure, da quella che è la visualizzazione più realistica del prodotto, alla riga in basso che è il configuratore online, quindi c'è una differenza stilistica abbastanza importante. Magari da quella distanza non si nota tanto, ma online i colori sono molto più piatti, i fari sono meno definiti, quindi è più iconografico, mentre ovviamente sulle brochure è molto più realistico. Allora abbiamo iniziato a ampliare anche la visione a quello che non è solo il mondo di questo italiano, ma anche tedesco, chiamiamole per nazioni. Diciamo che comunque rimane comunque molto comune il fatto di viaggiare tra il realistico e l'iconografico. Quindi abbiamo dovuto cercare qualcosa di un po' più focus sull'argomento. Cercato di riprodurre tutte quante le viste per capire, appunto, per fare un pochino di statistica su quello che è il risultato, quindi tutta una serie di interni ed esterni della vettura. Abbiamo fatto dei focus group all'interno della nostra società, quindi con più di 300 persone, solo chiedendo, visto che alla fine la persona interessata è il customer finale, quindi solo chiedere ti piace o non ti piace questa immagine, riconosci questa vettura, visto che più o meno ce l'abbiamo tutti presente. Alla fine, a differenza degli artisti, a quanto pare il grandangolo è quello che il consumatore finale preferisce. Io personalmente preferivo una versione più in stile Maserati, ma da un occhio normale, da un effetto più di miniatura. Comunque, giusto per arrivare a vedere il risultato finale, queste sono le viste che sono state selezionate. La scena di Blender renderizzata in Cycle è molto semplice perché deve essere un 360, quindi non deve avere troppe luci che vanno a disturbare la scena. Alcuni livelli dello shader del carpen, che è poi quello più importante, diciamo. Qualche dato, 15 milioni, quindi l'intero modello 3D della macchina, no post processing, un bel computer che mi permette di renderizzare in fretta. E andiamo dritto alla fine, questi sono stati i risultati che poi abbiamo prodotto e sono notevoli, arrivati. Notevoli. Ce ne sono a bizzeffe.
tutto in Blender. Ti ringrazio Valerio per l'intervento. Ok, adesso avevamo... Sì, veloce, tocca a te. Ok, dai, una cosa veloce. Un attimo di pazienza, ci sistemiamo tecnicamente. Sei già online? Veramente pochi minuti, così poi diamo anche lo spazio al... Presentati così. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Marco Esposito, probabilmente non mi avete mai visto perché è il primo anno che vengo alla Blender Conference. Non sono un artista come probabilmente molti di voi qua dentro, ma mi sono laureato in ingegneria informatica più o meno a metà dell'anno scorso e ho iniziato subito a lavorare in Protocube, la stessa società del collega Fissolo che ha appena finito la sua presentazione. E sono per lo più un programmatore, nel senso che ho usato Blender per fare piccoli corti all'università, ma di fatto conosco bene l'interfaccia, conosco bene gli strumenti, so come lavora, ma non ho capacità artistiche che poi di fatto mi hanno portato a fare il programmatore anche in azienda. Ho iniziato prevalentemente a utilizzare Unity quando sono arrivato in azienda per fare piccole applicazioni per iOS e cose del genere. E un bel giorno, dal momento in cui probabilmente la conoscete, qualcuno di voi, Adi, che è venuta anni scorsi qui alla Blender Conference, che si occupava di fare i tool per Blender, nel momento in cui ho lasciato c'è stato il passaggio di consegne e da allora sono io che sviluppo i tool per Blender in azienda. E uno dei tool che ho sviluppato praticamente sul lavoro di rendering per il sito di Poltrona Frau, magari qualcuno di voi lo conosce, produce arredamento di alta gamma. Abbiamo, diciamo così, parsato i modelli in Blender per poi portarci dentro Unity, siccome i tempi di rendering erano molto veloci e si trattava di fare milioni, migliaia, centinaia di migliaia di render in 360, motivo perché ci ha portato ad abbandonare Cycles come motore di rendering. Praticamente utilizzare solo più Blender per la produzione degli asset, quindi dei modelli 3D e l'applicazione delle texture, quindi molto lavoro di unwrapping e via dicendo. Uno dei tool che ho sviluppato, diciamo così, nasce dall'esigenza del nostro team di modellatori 3D di poter fare un debug dei modelli che avevano appena completato. Tanto per farvi un esempio, magari finita, questo è uno dei modelli di... Sì, ti invito Marco a stringere un po' perché abbiamo anche... Certo. Abbiamo anche... Giusto per darvi una dimostrazione di quello che è stato fatto, qua abbiamo un modello 3D, Mami Blue, se mi pare di ricordare. Praticamente... L'addon che è stato sviluppato è una sorta di wizard che guida l'utilizzatore nella visualizzazione di diversi aspetti del modello. Per esempio, il primo step è la visualizzazione in parti separate dell'oggetto, che permette di capire come la mesh è suddivisa. E poi ci sono una serie di step per il debug delle UV. Qui, per esempio, è possibile cambiare, vedere il tiling dell'oggetto, quindi anche switchando attraverso diverse texture. È possibile vedere questo lavoro da qualche parte? Hai un sito internet? No, questi qua sono tool sviluppati. No, ma per quanto riguarda la tua attività con questo add-on? No, pensaci, c'è. Così ti possiamo visitare. Va bene. Adesso se lasciamo lo spazio ok. Perché veramente il tempo mi spiace. Va bene. Grazie Marco. Grazie per te. Se non erro, vieni tu, sì. Scusi.
per poi ci cacciano. Bene, Luca Di Cecca. Luca Di Cecca è un amico associato che ci farà vedere adesso qualche lavoro che fa in azienda e qualche cosa di suo, di privato, va bene? Assolutamente. Così, no. Io sono Luca Di Cecca e utilizzo... Funziona? Sì, sì, funziona. Utilizzo Blender dal 2010 più o meno, quando l'ho scoperto per puro caso e anche grazie, diciamo, alla passione di chi più grande di me me l'ha fatto conoscere. E niente, sì, questo qua è già forse l'ultimo lavoro. Ah, già l'ultimo e, siamo. Okay. Questo qua è il primo, esatto. E ho raccolto la richiesta di Alessandro di parlare alla fine proprio adesso. Ti ringrazio. Non sapevo nemmeno come intitolarla questa breve speech, quindi l'ho intitolato Qui non si bada a spese, che è la frase, non so se la conoscete, un personaggio di un film di Hammond, no, Jurassic Park. No, non abbiamo... Che lui nel film ripeteva sempre qui non si bada a spese, qui non si bada a spese perché? Perché è un sogno, no? Cioè realizzare quello che si vuole, anche se sembra impossibile. Lo fai anche se non hai, anche combattendo contro tutto e contro spendendoci tanto, non solo di soldi, ma anche di tempo, di tutto quanto. Quindi qui non si bada a spese sempre. E questi sono semplicemente dei lavori che ho fatto negli ultimi 2 anni, quando ho iniziato anche a fare cose un po' più personali. Questo per esempio era un personaggio, si chiama Jessica, che doveva far parte di un cartone animato, che comunque è in produzione, e passando dal più, diciamo, fotorealismo al più cartoon. Quindi questi qua, e questo per esempio per la società per cui lavoro abbiamo fatto anche un film, Utopia, che è uscito al cinema ad aprile, dove abbiamo curato, ecco questi qua erano quei due fotogrammi, dove abbiamo curato la parte virtuale dove gli avatar interagiscono, e quindi ci sono dei dialoghi tra personaggi reali e avatar, diciamo, digitali fatti con Blender. E questo è l'ultimo lavoro che sto facendo, un lavoro personale, un cortometraggio che probabilmente sarà finito l'anno prossimo, e dove il protagonista è un vecchietto, diciamo, sfortunato e sfigato, e che va alle prese con un gabbiano, e quindi succedono tante gag, e quindi e niente, vi invito a vederlo magari l'anno prossimo. Questi qua sono dei primi frame, diciamo. Ovviamente cercando di mantenere il livello di dettaglio così com'è, il tempo se ne va. E quindi le spese quelle servono, quindi qui non si bada a spese per questo. Bene, grazie Luca. Allora, il nostro tempo è davvero finito, d'accordo? Vi ringrazio tutti per essere intervenuti in questa giornata qui ad Amsterdam, in questa ora che ci ha dedicato Blender per le attività della community italiana. Facciamoci un applauso, veramente ce lo meritiamo. Arrivederci a tutti. Oh, ci siamo riusciti, dai. Ok. Quindi il feedback è positivo? Sì. No, in realtà c'era tantissima gente. Non sono venuti, va bene. Questo di chi era? Puoi chiedere di chi era questo hard disk? Super. Ah, ok.